Se ci fosse una lezione da trarre dall'impresa, diciamo, di costruzione del tunnel sotto la Manica, sarebbe sicuramente questo, che non bisogna fare delle valutazioni gonfiate dei futuri traffici, perché poi quando queste non si realizzano l'equilibrio finanziario dell'opera va a farsi benedire, e infatti il tunnel sotto la Manica è fallito due volte. Adesso come adesso mi sembra che il flusso di traffico è circa un quarto di quello che era stato sbandierato prima per giustificare le cose. Per un investitore puro la lezione del canale della Manica sarebbe agghiacciante, perché lì apparentemente c'erano tutte le condizioni obiettive perché la cosa avesse successo. Era una linea che collegava due metropoli, ciascuna dell'ordine di 10 milioni di fischia di abitanti, c'erano tutte le condizioni obiettive. Nonostante questo, l'avere sopravvalutato i flussi di traffico ha provocato dal punto di vista finanziario un tracollo. Ripeto che però questa cosa, questa analogia non si può adattare alla situazione italiana, perché qui non è nemmeno lontanamente previsto che ci sia un minimo investimento privato, capitale di rischio non ce n'è, è solo, diciamo, un piccolo falso propagandistico su cui ormai non si batte più nemmeno. La TAV si sosteneva che aveva dei capitali privati, ma era assolutamente falso. Di questo non lo si osa più nemmeno dire, insomma. Questi saranno solo tutti soldi pubblici. Il grande vantaggio per chi gestirà l'operazione è che i soldi vengono messi subito in circolazione e loro se li distribuiscono fra di loro. La restituzione è affidata al famoso debito, insomma, al recupero del debito pubblico, ma è come dire che questi stanno scommettendo su un'impresa demenziale, ma pensando di pagare con i nostri asili, le nostre scuole, le nostre università, la nostra sanità pubblica. Cioè, per loro è un grande affare, indiscutibilmente, non lo metto in dubbio. Alta velocità, tira il freno, se ce l'ha, dove va, ma chissà che fa, quanto male ci farà, valle di lacrime, non potrà piangere ancora, la montagna ha detto già, non passerà.